104esima fiera del Bue Grasso, Carrù. Sono con l'assessore Antonio Morra. Come sta andando? La fiera quest'anno va benissimo, abbiamo avuto un notevole numero di capi, oltre 140, quindi vuol dire che è un successo notevole, e tra questi 140 una quarantina di buoi, che come sappiamo è un animale molto particolare che richiede un allevamento più lungo e che oggi come oggi rappresenta l'eccellenza del nostro territorio. La gente è tantissima, la giornata è magnifica, adesso inizieranno poi le premiazioni di tutti gli animali, avremo anche quest'anno degli animali eccezionali. Ricordo che l'anno scorso il bue più pesante era oltre 1500 kg, quindi animali particolarissimi di grande pregio. Siamo nel pieno della premiazione, ne approfitto per chiederle due cose al signor Boetti, giusto? Sì, giustissimo. Niente, la manifestazione, la fiera sembra che vada benissimo, di gente ce n'è tantissima. Speriamo che continui così, il tempo ci accompagna e speriamo che non succeda niente fino alla sera, via, che finisca la manifestazione senza nessun problema, via. Questa vostra associazione l'avete creata gli amici del bar, vero? Sì, allora l'associazione I Bravò nasce da un'idea, diciamo, dopo un paio di aperitivi al bar, che ci abbiamo detto, ma noi ci trovavamo diverse volte con gli amici per fare la bracciolata, per fare una cosa o l'altra, abbiamo detto, ma perché non riusciamo a unire l'utile col dilettevole? Da lì è nato tutto, abbiamo detto, ma se riusciamo a fare qualche serata e a vendere qualche bottiglia di vino, siamo riusciti a dare dei soldi in beneficenza. Adesso l'associazione I Bravò di Carrù, in tre anni scarsi, diciamo tre anni e mezzo, è riuscita poi a dare 7.500 euro. Vascello d'Oro, storica trattoria, 1887, ma io sono solo qua da 33 anni, non sono arrivato al tempo dell'inaugurazione originale. Del resto però è una trattoria, Carrù è comunque una storia del Bue Grasso, e dico la storia del Bue Grasso, ma soprattutto dico la razza piemontese, perché comunque questa è una tradizione straordinaria. E poi per il bollito potrei permettermi di dire che, e non parlo solo di me ma di tutti i miei colleghi e di quella che è la storia dell'arte culinaria carrucese, Carrù è il cuore del bollito, è il cuore della carne, è il cuore della razza piemontese. Siamo nel ristorante moderno, sempre a Carrù. Siamo con la signorina Chiara. Può dirmi quello che offrite ai vostri clienti? Offriamo chiaramente il bollito, essendo la patria del bollito Carrù, e cucina tipica piemontese. Le nostre materie prime sono tutte dei produttori locali, noi produciamo anche dolcetto e moscato dalla nostra azienda. Tutti i prodotti che proponiamo sono fatti da noi, dalle salse per il bollito alla pasta fatta in casa. Non abbiamo nessun tipo di pasta comprata. La fiera del Bue Grasso di Carrù, tesoro di quel mitico paese, di tradizione e sogni popolari, vissuta nei rioni del paese, e Piazza Nuova premia un altro sogno. Yeah.